Per il momento piovoso. Piovoso, no, mi sembra un bel posto, mi sembra un bel posto, penso che ci siano le strutture idonee per poter lavorare. Anche perché ci ha lavorato negli altri anni a Palermo, quindi non posso dire il contrario. Senti, l'anno scorso avete fatto sicuramente qualcosa di bellissimo. Io non c'ero l'anno scorso qua, te lo dico prima. No, voglio dire l'anno scorso, alla fine del campionato, avete ottenuto qualcosa di straordinario, di bellissimo. Secondo te qual è il problema principale da affrontare adesso? Il fatto che qualcuno possa aspettarsi... del fatto che mi auguro di avere le tre competizioni, anche perché io non vorrei che passasse il concetto che sai che sono arrivati quinti, hanno fatto molto bene e quindi adesso si parte da quinto, si va in su. Questo neanche a scuola succede così, perché non è un contenitore che tu ci metti dentro l'acqua, arrivi a un certo punto e poi ci metti dell'acqua e va ancora più su. Non è così nel calcio, è un'alchimia tale. Sicuramente ripartiamo dal gruppo storico che secondo me ha fatto così bene, era giusto riconfermare. E anche il gruppo, e oggi gliel'ho detto, già il fatto che ci abbia riconfermato il Palermo significa che ha valutato che abbiamo fatto bene, se no non ci avrebbe riconfermato a me e ai giocatori. Però se pensiamo che basta quello che abbiamo fatto, possiamo vivere di rendita, questo è assolutamente sbagliato. Questo voglio che passi anche per l'ambiente, cioè che nulla è dovuto, ce lo dobbiamo conquistare ripartendo da zero. Con la forza che ci ha dato i risultati, quello che abbiamo fatto, la strada è quella giusta, ma con l'umiltà di ricominciare da capo. La considera forte questa squadra, mister? Più forte rispetto a quella che aveva 2 mesi fa? Allora, una cosa alla volta. La squadra, secondo me, la nostra squadra, ma anche per il modo con cui è stata in campo, per il modo con cui ha fatto i risultati, si è dimostrata una squadra forte. La squadra che sarà a divenire, per il momento, è una squadra che parte da un nucleo storico, sono arrivati dei ragazzi che potenzialmente potrebbero essere anche più forti, però abbiamo perso dei giocatori sicuramente più pronti. Faccio l'esempio di Chiere, faccio l'esempio di Simplicio, di Bresciano, sicuramente sono giocatori più pronti. Sono arrivati dei ragazzi che mi auguro che ripercorrano le geste dei Chier, dei Cavani, cioè che diventeranno giocatori importanti. In questo momento non sono meno pronti, sono più di prospettiva che non, ma c'è anche la giovane età, e già il fatto che stiano a Palermo significa che hanno delle potenzialità e su questo dobbiamo lavorare, però non ci aspettiamo che abbiamo preso dei fenomeni, questo è poco ma sicuro, dei giocatori che hanno delle capacità e prospettiva. È chiaro che il mercato non è finito e dobbiamo compensare le partenze che ci sono state. Solo che se dobbiamo pigliare dei giocatori, non voglio dei giocatori riempitivo, cioè una mezzala, cioè giusto per tappare le caselle. Preferisco prestare 10 giorni e trovare il giocatore giusto piuttosto di pigliare uno tanto per dire che l'ho preso, perché ci servono 2 o 3 giocatori. Ci servono un difensore centrale, un centrocampista? Ma sicuramente a noi serve un difensore centrale per colmare l'assenza di Kier con certe caratteristiche. Serve sicuramente un'alternativa a Fabio, non con le caratteristiche di Fabio, ma un giocatore che possa giocare anche quel ruolo, anche se abbiamo Nocerino con certe caratteristiche, però un'alternativa a Pastore,
Quindi penso che forse dove dobbiamo intervenire di più forse a metà campo, fermo restando che abbiamo tra virgolette, i titolari ce li abbiamo. Mister, è la prima volta che lei si trova a poter organizzare la sua squadra, questo Palermo da capo. Come si è trovato con il direttore Sabatini e Zampanini? Come si svolgevano questi incontri anche per il mercato? Cioè, sì, c'è il direttore che va in maniera autonoma, in maniera consenso, Zampanini che decide? No, allora penso che stiamo lavorando di concerto, nel senso che io dico, l'anno scorso quando è finito il campionato, secondo me cosa ci vuole per migliorare questa squadra, perlomeno renderla competitiva come è stata fino adesso. E ho detto i giocatori con certe caratteristiche, chiaramente non ho indicato i nomi, perché se indicavo i nomi io indicavo magari Gerrard, indicavo Lampard, cose del genere, allora forse sbagliato squadra, ma di questo. E per questo poi subentra il discorso di Sabatini, cioè io gli dico le caratteristiche, che tipo di giocatore e che ruolo, e lui in base al mercato, e io mi fido tanto di Walter perché lavoriamo in questa maniera, non è che gli dico mi devi pigliare, ti posso dire, il ledesma della situazione, ok, oppure se non mi pigli quello. No, è venuto il ledesma, posso dire Viaggianti, posso dire un giocatore qualsiasi. Hernandez, no, ce l'abbiamo Hernandez. Un giocatore con certe caratteristiche, questo era lui, ma io mi fido di lui perché sa che tipo di giocatori ci servono e lui conosce il mercato. È chiaro che poi lui si deve rapportare con Zamparini, perché è chiaro che se volessi Gerrard e Zamparini, magari Gerrard non è magari forse a livello di cartellino potremmo pagare, forse a livello di ingaggio no, anche perché se compriamo Gerrard poi dopo ci tocca aumentare l'ingaggio a tutti gli altri, quindi meglio che non venga, diciamo, mettiamola così. Se tu potessi fare una classifica, diciamo, di obiettivi, considerando che siamo, il Palermo è impegnato su tre fronti, ti piacerebbe cosa? Alzare un trofeo, come dice qualcuno dei tuoi giocatori, e conquistare questa benedetta qualificazione in Champions, fare benissimo in Europa? Il problema è che io penso che con l'avvento di Zamparini si sia intrapreso un percorso virtuoso e bisogna continuare su questo percorso. Poi dove porterà questo non lo sappiamo, perché vedi, il fatto che tu l'anno scorso non sei arrivato tra le prime quattro è dipeso da un gol fatto, cioè da un punto, cioè tu campionato, un campionato tu l'hai fatto, cioè poi non è che magari l'anno prima con gli stessi punti saresti andato in Champions, quindi cioè, sicuramente il lavoro è stato fatto. È chiaro che su questo percorso dobbiamo continuare. Però non è matematico quel discorso che ho detto prima, non è che cioè, quest'anno siamo arrivati quinti, l'anno prossimo arriveremo quarti. Mi auguro che possiamo anche migliorare, però per fare questo bisogna avere l'umiltà di rimetterci tutti in discussione, ricominciare da capo e ripartire da dove abbiamo lasciato, ma non con la consapevolezza che anche a livello psicologico, a livello inconscio, che abbiamo dimostrato, non abbiamo dimostrato niente. Per questo la gente lo deve capire, ci deve stare vicino. Però penso che la garanzia sia anche questa società, anche lo stesso presidente che ha portato Palermo, secondo me, nell'elite del calcio. Senti, quando in TV hai visto i mondiali, vedevi sì. Cavani, vedevi Kier, dicendo. Mi incazzavo quando sbagliavo. C'è anche, diciamo, l'orgoglio. Come se fossi stato io l'allenatore, mi arrabbiavo. Quando sbagliavo gli altri non mi fregava niente, quando sbagliava Chiero o Cavani, magari sbagliavo un passaggio, un movimento, mi arrabbiavo.